mia moglie stava lì, mia moglie non si era accorta proprio niente, che stava dormendo lei. E ma sopra si è sfondato tutto. E là, proprio là dormiva mia moglie. Mamma. E la stanza letto lì. Questa è una tragedia, è un disastro immane. Noi abbiamo un problema fondamentale, che non riusciamo ancora ad avere la tranquillità che ce la possono dare solamente dei tecnici, anche se sono dei tecnici della regione dell'Arcadis, che ritengo siano dei tecnici di eccellenza, che una cosa hanno detto ed è sicuro: nessuno può dire se ormai la montagna ha finito di vomitare fanco, detriti e quant'altro su questa povera valle martoriata. La cosa che balza agli occhi, se avete fatto delle riprese, è che qui nell'immediatezza e nell'urgenza abbiamo seriamente dei seri problemi per almeno dare un minimo di qualità della vita ai cittadini di Paupisi. E cosa ancora più grave, è vero che molte famiglie, il bene primario che è la casa, e quindi i sacrifici di una vita, se ne sono visti spazzare via in un attimo, ma il problema dei problemi è che questa è una comunità, sicuramente una comunità sana e laboriosa, ma i vigneti, cioè da dove loro traevano il bene primario, la fonte primaria di economia per sostentarsi e per andare avanti, è andata quasi completamente distrutta. Questa è la cosa ancora più grave, che con tutta la buona volontà, con tutta la voglia di voler ripartire, non c'è proprio la materia prima, non c'è, voglio dire, il minimo di economia per poter far ripartire la vita di una società. Quindi noi o ci saranno degli aiuti concreti, al di là delle polemiche o dei giochetti o dei giochi politici di parte, noi abbiamo la necessità di avere degli aiuti concreti e fare in modo che questa società, questa piccola comunità riparta, o altrimenti, per quanto attiene, l'ho detto anche al signor prefetto, l'ho detto ai vari politici di turno che sono venuti a confortarci, Paupisi lo possono anche cancellare dalla carta geografica, perché Paupisi fra qualche giorno, fra qualche mese, se non c'è un aiuto sostanziale, Paupisi è ridotto alla fame. È una tragedia, secondo il mio punto di vista, da accomunare a quella di Sarno, quella di Quindici, quella di Cervinara, che la storia, anche se non recente, ma è ancora viva nella nostra memoria.